Qualche rosellina bianca e un biglietto. Ciao Angelo, proprio nel punto dove è stata ritrovata la neonata abbandonata, la farmacia dell'Indicatore in via di San Martino a Campi Bisenzio. Al riservo della procura, che ha aperto un fascicolo per infanticidio, si aggiunge il silenzio indignato dei commercianti della piazzetta di fronte alla farmacia. Non parliamo per rispetto di ciò che è accaduto, ci dice la farmacista. Non aggiungeremmo niente alla notizia terribile che una bambina è stata abbandonata ed è morta. Cerchiamo telecamere, ma nell'isolato c'è solo quella della farmacia stessa, i cui filmati sono al vaglio dei carabinieri per cercare di ricostruire le fasi dell'abbandono della piccola. Solo due signore, che però non vogliono parlare davanti alla telecamera, ci confidano il loro stato di disagio. Non ho fatto che vomitare stanotte, ci dice la prima. L'altra, titolare di un negozio di oggettistica, racconta che purtroppo le telecamere che ha sono solo interne, non si possono mettere all'esterno, continua, perché si rischia una multa molto salata. Non credo che volesse la morte della bimba, aggiunge, l'avrebbe gettata in un fosso, continua a dirci con gli occhi gonfi di lacrime. Una vicenda inspiegabile finora, fino a che non verrà disposta l'autopsia sul corpo della bimba.